Questi giorni sono stati terribili, ma il giorno di oggi non lo so se è peggio, perché essere tornato, normale che ero felice, perché ho una famiglia, figli, ho dei genitori, un fratello. Però oggi è un giorno particolare, un giorno strano, un giorno pieno di malinconia e sto messaggiando tanto con loro lì, perché noi lì abbiamo lasciato tante, tante persone, brave persone, lavoratori, che comunque 7 mesi di lavoro. Sempre vicini e quindi era un continuo conoscerli e adesso vederli che stanno lì, siccome io qualche giorno ci sono stato lì e quindi capisco la paura che possono avere e poi la situazione sta anche peggiorando e quindi questo mi fa star male. Noi siamo tanti gli italiani, sì, io penso, non sono esperto di guerre, però penso che quello è che volevano fare. E poi oggi ho visto anche il bombardamento a Kharkiv, che era in pratica la città dove noi dovevamo iniziare il campionato dopo la sosta invernale, e hanno bombardato una piazza in centro e magari ci potevamo stare noi lì, se iniziavano un po' più tardi invece che giovedì mattina, iniziavano sabato mattina, noi saremmo rimasti lì ancora adesso. Quindi ci vuole anche fortuna in queste situazioni. Noi forse se rimanevamo in Turchia, ad Antalya, in preparazione e magari eravamo salvi, ma noi, ma soprattutto i giocatori e soprattutto i giocatori ucraini che sono rimasti lì, perché comunque noi brasiliani siamo andati via, ma gli ucraini stanno tutti lì. È questo che ci fa star male a tutti. Loro se li senti, loro mettono coraggio a te, e quindi è perché loro sono un popolo di lavoratori coraggiosi, orgogliosi, patriottici, e quindi quando tu li messaggi e mandi dei vocali, loro ti dicono sì, qui è, però va bene, migliorerà la situazione. Quindi sono tutti fiduciosi e quindi nelle difficoltà loro non si abbattono. Però è normale che io penso che loro stanno soffrendo perché hanno anche famiglie, figli, e quindi quello è anche un problema grande per loro. Se lo Shakhtar stava ancora al Donbass, è normale che noi la domanda forse ce la facevamo, ma siccome da 7 anni, dal 2014, che comunque lo Shakhtar fa base su Kiev, e quindi è una città in sicurezza, e quindi ci alleniamo lì, abbiamo il centro sportivo lì, lo stadio lì, quindi comunque sì, ai confini qualcosa c'era, ma sulla città di Kiev non c'è mai stato niente, quindi noi il dubbio non ce l'avevamo e quindi abbiamo iniziato a giugno in una città bellissima, in un club pazzesco, giocatori molto molto forti, giovani, di prospettiva, sono cresciuti tanto per la loro bravura, magari anche per il nostro lavoro. E quindi non potevamo mai pensare. Poi è normale, nell'ultimo mese sì, perché nell'ultimo mese tutto il mondo scriveva, quindi non siamo pazzi noi. Tant'è che io la mia famiglia era rientrata prima, no? Non l'avevo fatta tornare dopo la sosta. Avevo fatto i biglietti aerei per farli tornare il 19 di febbraio e per fortuna abbiamo cambiato idea alla fine. Quindi mi è andata bene sotto questo aspetto. Però qualche avvisaglia alla fine c'era. La Farnesina, in effetti, il giorno prima, il mercoledì, ci ha bombardato i messaggi di andare via, ma a parte non si poteva andare via la sera perché comunque non possiamo scappare, siamo dei professionisti, c'erano tutti i giocatori lì e quindi non è che noi potevamo prendere la macchina e partire. Poi il giorno dopo è iniziato dalle 5 di mattina e quindi non avevi più possibilità di muoverti, voli tutti cancellati e quindi siamo rimasti lì, come tutti, come penso che era giusto fare.